Rocco Colacchio, Giovanni Andronaco con noi seduti in uno dei tavoli di questo stand del panificio Colacchio. Un momento molto importante, quello che stiamo per raccontare lo è per il settore, lo è per l'azienda Colacchio, lo è per i prodotti calabresi italiani, perché accanto a noi c'è un grande importatore italiano, siciliano, vive in Germania, è uno dei più importanti, il più importante importatore di prodotti italiani nel territorio tedesco, ed è accanto a Rocco Colacchio non a caso, perché è iniziata questa collaborazione lavorativa un po' di anni fa. Dico bene, Rocco? Sì, assolutamente. Noi ci pregiamo e ringraziamo la ditta Andronaco, Giovanni Andronaco, e anche suo zio, che ci ha dato la possibilità qualche anno fa, la fiducia di poter essere tra i suoi fornitori, perché la ditta Andronaco è il più grande, come tu dicevi, importatore di prodotti italiani in Germania. E lui tante volte era un po' restio, perché ai suoi tempi ancora le aziende calabresi non erano pronti con tutte le certificazioni, con tutte le etichettature normative tedesche, e loro, sappi che sono italiani tedeschi e vogliono tutto in maniera impeccabile e preciso. Quando ci siamo conosciuti gli ho detto: Giovanni, se mi dai un po' di fiducia a provare. Lui mi dice: guarda, dice, devi andare a farti certificare le etichette. C'era da spendere dei soldini, c'era da fare un investimento con una ditta tedesca che si faceva pagare ogni etichetta 250 euro, 10 referenze 2500 euro prima di entrare a lavorare. Io gli ho detto, lui mi ha dato la fiducia, io ho pagato, mi sono fatto questo e lui mi ha fatto inserire. Da lì ormai è nato un rispetto, un'amicizia, un rispetto commerciale. Abbiamo portato anche altre aziende che, tra virgolette, ha voluto che garantissi io, che facevano tutto quello che avevo fatto io, però oggi possiamo dire che ha dato un grande spazio alla mia azienda, sia con i prodotti da forno e sia con la pasta. Stiamo avendo un grande successo. Ogni settimana spediamo della merce per Amburgo e per gli altri filiali, perché la Andronaco parte dal centro della Germania fino al nord della Germania. Parecchie degustazioni abbiamo fatto a disposizione, tante aziende sono andate dalla Calabria, e sempre lui, ogni volta che arriva uno del sud, mi chiama in diretta, in qualunque posto, in continuamente. Tutte le aziende che sono presenti lì, anche grossi marchi della Calabria, è come se volesse il benestare, che è un'azienda seria, perché loro sono abituati a lavorare con aziende sane e precise. Completa fiducia in Rocco Colacchio. Abbiamo capito. Intanto grazie, signora Giovanni Andronaco, di essere con noi. Grazie a voi. Di averla incontrata con piacere. Uomo italiano, uomo siciliano con mentalità però e filosofia tedesca. Devo dire che ho imparato tutto quello che so da mio zio, il cavaliere Vincenzo Andronaco, che ringraziamo. E lui è stato il pioniere dei supermercati di Andronaco. Adesso io collaboro con lui da 20 anni, facciamo gli acquisti insieme e vogliamo solamente ditte al top, e Rocco Colacchio è uno di loro. La sua ormai è un'azienda consolidata nel mercato tedesco. Mi parlava prima di un po' di numeri per far capire l'entità anche e le dimensioni della struttura del signor Andronaco: 400 dipendenti, 8.000 le referenze circa. 8.000 prodotti alimentari, pasta, vino, congelato, fresco. 400 dipendenti con più di 25 nazionalità differenti. Siamo molto orgogliosi, contenti, soprattutto qui al Cibus, di incontrare la crema dell'Italia, e anche Rocco Colacchio qua con noi. Veramente è una festa. È una festa. Rocco Colacchio ha tanti pregi di uomo e di imprenditore, poi questo carattere che gli ha permesso in questi anni di far crescere la sua azienda, ma di costruire anche rapporti veri, sani e duraturi. Sì, assolutamente. Quello che di buono è che noi sleghiamo l'amicizia personale con il business, quindi con il commercio. Noi facciamo prima le cose precise. Quando noi ci sentiamo parliamo 2 ore al telefono, ma parliamo di tutt'altro, perché ormai gli ordini arrivano automaticamente, gli uffici si comportano bene, è ormai una filiera fatta per bene, quindi questo è il rapporto. Come tu hai ben visto, abbiamo avuto importatori dal Canada, dagli Stati Uniti, che sono buoni clienti.
facciamo le cose seriamente, quindi noi non dobbiamo sentirci per problemi, dobbiamo sentirci per fare cose nuove, e questo è importante, è quello che devono capire anche tutti gli altri imprenditori. Questo è il bene dell'azienda, perché sleghiamo le due cose che sono separate. Oggi, signor Andronaco, lei trova interlocutori sicuramente imprenditori in Italia, così come in Calabria, così come in Sicilia, ormai strutturati, organizzati, consolidati? Sì, soprattutto noi Andronaco abbiamo un debole per le ditte del sud. Diciamo che negli ultimi anni ci sono tantissime realtà all'avanguardia, veramente, che fanno testa alle più grandi imprese al nord in tutto il mondo, e siamo felici di questo. Ecco, quanto può incidere il mercato italiano in un settore che è il mercato tedesco, magari un po' più ristretto, più chiuso e più difficile? La nostra fortuna è che i prodotti italiani per antonomasia sono il top, è la nostra fortuna. E i tedeschi nello sport ci odiano, però sul mangiare, sull'arte, sulla moda ci amano. grazie a lei per essere stato con noi, vi lasciamo alle vostre chiacchiere personali, amichevoli o lavorative. Il Cibus è anche questo, è un'occasione per incontrarsi. Certo, per incontrarsi e per fare nuove amicizie. Qui non è che si chiudono contratti, qui si aprono amicizie, qui si fanno pubbliche relazioni, poi tutto l'altro è un lavoro poi che viene dopo, e queste sono le giornate così. E tu sei un maestro di pubbliche relazioni, questo lasciamelo dire. Marco, mi conosci da tempo. Ti conosco bene. È vero, è bravissimo, sì. è leale. Questo è il rispetto, la sincerità, lui quando ti dobbiamo dire le cose le diciamo con onestà e con rispetto delle persone. Grazie Rocco Colacchio, signor Andronaco, buon lavoro in Italia, buon rientro in Germania, grazie. Grazie a voi.